Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio che mi aiutiate nei miei prossimi acquisti di lusso, perché vi dirò qual è la mia wish list, quindi quali sono le cose che desidero acquistare nel 2021 e vorrei che mi aiutaste nella scelta, cioè per ogni cosa che vi farò vedere, ditemi se vi piace, non vi piace, se secondo voi mi può stare bene, conoscendomi secondo voi se la userei oppure no, così mi aiutate a decidere per questi acquisti importanti, perché di solito vi chiedo sempre, cioè vi faccio vedere un po' le cosine che ho nella wish list su Instagram, però mi rendo conto che molti di voi magari sono su YouTube, però non sono su Instagram, quindi magari non riuscite a partecipare. Così ho pensato di fare un video dedicato a questo, perché ho tantissime cose sulla wish list quest'anno nel 2021, quindi mi sono segnata tutto sul cellulare le cosine che vorrei acquistare e sono molto curiosa di sentire che cosa mi consiglierete. Allora, primo acquisto che vorrei fare, questa è entrata nella mia wish list molto di recente perché è stata appena aggiunta sul sito Chanel ed è questa bellissima classica. Penso che questa sia in versione small. Questa, secondo voi, perché mi piace così tanto? Naturalmente per il colore che ha, è di un bellissimo, bellissimo rosa. Non so esattamente se è un po' più pastelloso come colore, un po' più fucsia, perché se è un pochino più fucsia, la scarterei perché, come sapete, ho già la Jumbo fucsia, che non riuscite a vedere perché sta più in alto, però come sapete già ho una Jumbo fucsia, quindi la vorrei prendere solo nel caso in cui fosse proprio colore pastello. E quello che mi piace tanto di questa borsa, che la rende molto originale, è il fatto che tutto l'hardware, sia il logo che sulla catena, lo vedete, non è argento dorato oppure platino come i soliti hardware Chanel, ma questo è multicolor e anche questo è rosa. È un po' come se la borsa Mermaid che ho, quella che vi è piaciuta tanto, che ha un sacco di sfumature pastellose, è un po' come se avessero inserito quel colore come hardware in questa borsa. È bellissima. Unica cosa, appunto, non so la tonalità di rosa, se è troppo fucsia la scarto perché ne ho una troppo simile. Vorrei vederla in store, o comunque vorrei vederla in una luce diversa rispetto a questa. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, che ormai conoscete i miei gusti praticamente meglio di me. Poi, altra cosa sulla mia wishlist, e questa ve l'avevo già fatta vedere su Instagram. Questo è un maglione della nuova collezione 2021 Chanel ed è meraviglioso, per me è bellissimo. Non riesco a capire bene se i loghi con la doppia C siano rossi oppure aranciati, perché in alcune foto mi sembrano un pochino più rossi, tipo in questa, in altre mi sembrano un pochino più corallo. E qui volevo fare una piccola parentesi, perché quando vi ho fatto vedere questo maglione su Instagram, mi avete scritto: Nicole, ma non è nella tua palette, per quanto riguarda l'armocromia, non è nella tua palette di colori. E io vorrei fare una piccola parentesi. Io lo so che l'armocromia è molto molto in voga in questo momento, se ne sta parlando tantissimo. Sto pensando anch'io di dedicarle un video ed è una cosa super utile perché ci aiuta a capire quali sono i colori che ci stanno meglio, quali sono i colori che fanno risaltare di più il nostro incarnato, gli occhi, il colore dei capelli. Quindi ci aiuta tantissimo ad essere più bella, a piacerci di più, e questa è sempre una cosa bellissima. Però, piccolo pensiero mio, è che dobbiamo indossare qualsiasi cosa ci faccia stare bene e ci piaccia, indipendentemente dall'armocromia e da tutto, ok? Quindi questo è quello che io faccio, ho sempre fatto e continuo a fare. E questo, appunto, mi sta piacendo tantissimo. Vi devo dire la verità, ho già contattato Chanel e sono già in contatto e sto aspettando che mi arrivi. Questo non significa che quando arriva lo prenderò, perché di solito quando ordini una cosa da Chanel a loro arriva in boutique, ti fanno vedere, ti fanno 1000 foto, eccetera, me la fanno vedere indossata su luce naturale, luce artificiale, eccetera, eccetera, e poi decido. Quindi non ho ancora deciso se lo prenderò oppure no. Vederlo così in foto mi piace tantissimo. Mi hanno detto però che è parecchio corto, ma anche se fosse, non è una cosa che mi dispiace, onestamente. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi piace? Non vi piace? Potrebbe starmi bene? Secondo voi sì o no? Poi, altra cosina nella mia wishlist sono questi sandali di Hermès. E piccola parentesi, io avevo provato questi sandali. I miei capelli oggi sono un disastro, ragazzi, lasciamo perdere. Avevo provato questi sandali, se non sbaglio, nell'aeroporto di Dubai. Ve l'avevo accennato a questa cosa. Avevo provato il 40. Allora, il mio numero è il 40, ok? Il mio numero
numero è sempre, a volte indosso il 39 e mezzo, ma di solito il mio numero è sempre il 40 tondo, ok? Ho provato questi sandali, il 40 mi era piccolissimo, poi ho provato il 41 e mi era piccolissimo, e se non sbaglio mi hanno fatto provare il 42 eppure quello mi era piccolo. Allora io non ho mai poi più provato i sandali Hermès da nessun'altra parte, quindi probabilmente quando riapriranno le boutique andrò qui e vedrò, perché io ho un minimo sentore che la ragazza mi stesse dando il numero sbagliato, perché secondo me è impossibile che se ho il 40 in tutti i marchi, da Hermès il 41 o il 42 mi stanno piccoli, cioè non lo so. Lei a un certo punto mi fa: questo è il numero più grande che abbiamo, e mi guardava come per dire, cioè il numero più grande non ti sta, oh mio Dio, hai un piede enorme, e io ero lì tipo, oh mio Dio, un piede enorme, quindi non ho mai più trovato il coraggio di andare in una boutique a provarli. Quindi sono nella mia wish list, se trovo il coraggio di andarli a provare. Ma voi fatemi sapere, cioè intanto sui numeri di Hermès, se qualcuno di voi sa qualcosa, sono l'unica a dover indossare due numeri più grandi, oppure era la commessa che stava sbagliando e mi stava dando i numeri sbagliati? In più, secondo voi sono belli, possono starmi bene? Non so se prendere sandali, perché qui in Olanda in realtà non ho mai indossato tanto i sandali. Quando sono tornata in Italia poi ho iniziato ad usarli tantissimo, perché qui non lo so, con il fatto che comunque piove molto, non ci sono giornate così calde come in Italia, non sono sicura, però c'è anche da dire che non appena si potrà, io viaggio sempre molto, quindi comunque avrò occasione di metterli, e se li prendo vorrei proprio prenderli in questo bellissimo, bellissimo marrone. Poi c'è una borsa sulla mia wishlist da un po' e non l'ho mai presa, non so neanch'io perché, perché poi escono le Chanel che mi piacciono tantissimo, quindi questa la metto sempre un po' da parte, perché è una borsa classica comunque, quindi ci sarà sempre, o perlomeno è disponibile da un sacco di tempo, quindi non rischio di non trovarla più, come invece mi succede con le borse Chanel. E questa è una Saint Laurent molto grande. Mi piace perché è appunto così grande, così spaziosa, ci sta un sacco di roba. Le Saint Laurent di solito non sono neanche tanto pesanti, quindi in modello grande, extra large, potrebbe anche andare bene ed essere molto comoda. Non lo so, mi piace tanto questa borsa, mi piace il fatto che sia così spaziosa, mi piace il fatto che ci sia il logo, non lo so, mi piace l'hardware dorato, mi piace il fatto che si possa indossare sia a tracolla che a spalla, perché c'è la catena regolabile. L'unica cosa che mi ha bloccato un po' è stato il pensiero: Nicole, però hai già comunque una borsa nera molto grande, che è la Jumbo di Chanel, la useresti oppure no? Però secondo me sì, perché la Jumbo Chanel ha l'hardware argentato, questa invece ha un hardware dorato, quindi sono due borse diciamo simili, ma non troppo, perché alla fine una andrei ad indossarla più quando ho gioielli argentati oro bianco, l'altra invece quando ho gioielli dorati, quindi non lo so, consigliatemi voi. Ho sempre paura poi di non indossarla, però siccome ce l'ho in mente da così tanto tempo, penso proprio che la prenderò, ma voglio aspettare che cosa mi direte voi. Poi, altra borsa che ho sulla wishlist, ed è da un paio di stagioni che Chanel fa questa borsa, ed è bellissima perché è in tessuto, fatta con fantasia pied de poule, che io non so mai pronunciare, però è una fantasia che mi piace tantissimo. Lo sapete, ho cappotti, maglioni, pantaloni di questa fantasia, la adoro, la trovo molto elegante, molto chic, molto parigina, mi piace un sacco. E hanno fatto questa borsa sia in questo beige che in bianco, mi piacciono entrambe tantissimo, quindi non so però se prenderla oppure no, perché anche questa è una borsa molto stagionale e che quindi non so se poi indosserei tanto, non vorrei che poi il pied de poule andasse fuori moda e poi mi ritrovano a indossare più, non perché necessariamente seguo le mode, se una cosa non è più di moda non la indosso più, ma perché magari poi mi fisso con altre cose e tendo a non usarla, quindi non sono molto certa su questa borsa. L'ho adocchiata già da un po', l'ho vista anche in negozio, l'ho vista in boutique ed è molto molto bella, quindi non lo so, secondo voi cosa devo fare, la prendo oppure no? Poi Cartier, questo è l'anello Juston Clue. Il mio francese è quello che è, quindi ditemi se ho sbagliato. E questo anello è famosissimo, lo conoscete tutti sicuramente, si è visto e rivisto. C'è anche il bracciale di questa linea da Cartier. Non so ancora se voglio prendere l'anello o il bracciale. Quello che so per certo è che se prendo o l'anello o il bracciale, prenderò la versione standard, non la versione più sottile, perché non mi piace, non lo so, non mi piace, voglio la versione classica. Appena riapriranno le boutique voglio andare da Cartier a provarli entrambi.
entrambi, perché penso che il bracciale possa starmi bene, anche se io in realtà ho un polso molto piccolino, ma penso che il bracciale possa starmi bene. L'anello invece non ne sono tanto certa, perché io ho le dita corte e quindi se sono troppo grandi gli anelli mi fanno sembrare le dita ancora più tozze, ancora più corte, e non mi piace, quindi devo assolutamente provarlo. Ma secondo voi li prendo entrambi, ne prendo uno, prendo il bracciale o prendo l'anello o né uno né l'altro, perché è vero che sono visti e rivisti, ce li hanno un po' tutti, quindi è forse un po' questo che mi blocca, anche se alla fine ho preso sia il love bracelet che il love ring, quindi non mi faccio sicuramente bloccare se una cosa è molto di moda e ce l'hanno un sacco di persone, però non so, non lo so, è da un po' che li ho addocchiati questi, sia l'anello che il bracciale, se li prendo saranno in oro giallo, non mi piace l'oro rosa e non mi piacciono in argento, cioè mi piace l'oro rosa, mi piace l'argento, però non di questi modelli. Altra cosa che è sulla mia wish list da un po' di tempo è il beauty case, quello grande di Louis Vuitton. L'unico, lo sapete perché non l'ho ancora preso, io adesso ho quello di Victoria's Secret, vecchissimo, strausato, la cerniera si è, cioè non si è rotta ma si è versato, praticamente ho versato tutta la boccetta di smalto, cioè nei vari viaggi si è rovesciato, cioè si è aperto lo smalto e tutto lo smalto è andato a versarsi lungo la cerniera, si è asciugato e adesso non riesco più a chiuderla e ad aprirla oltre a un certo punto, quindi il mio beauty, penso di averlo tipo da, non lo so, 7-8 anni, il beauty case di Victoria's Secret, ragazzi, è resistentissimo e fantastico. Però, appunto, vorrei prendere questo. L'unica cosa, l'unico problema qual è? È che quando viaggio, dopo le brutte esperienze che ho avuto, perché come sapete, tornando da San Francisco, ho fatto scalo a Parigi, quindi non so se è successo a San Francisco, cosa che sospetto, oppure a Parigi, non penso, penso a San Francisco. Comunque, c'è stata un'investigazione della polizia, insomma, mi hanno rubato 3 borse molto costose dalla valigia, gli addetti aeroportuali, perché io avevo fatto il check-in, quindi sono stati loro, insomma, per ricapitolare il tutto, io dopo quell'episodio non metto mai niente di valore nella valigia che imbarco, assolutamente nulla, tutte le cose di valore le porto con me nel carry-on sull'aereo o me le metto addosso, cioè non metto mai niente di valore nella valigia. E il mio beauty case di Victoria's Secret ormai, cioè comunque di valore in confronto a questo, è il valore è nullo praticamente, quindi mi piace usare quello perché anche se dovesse sparirmi non andrei a versarci delle lacrime perché non vale niente e poi oltre ad essere vecchio e pure rovinato, se invece acquisto questo come faccio? Perché lo acquisto come beauty case ovviamente per metterci dentro tutti i miei profumi, le mie creme, cremine, sieri eccetera, quindi sono tutti liquidi che non potrò portare sull'aereo, quindi come faccio? C'è qualcuno di voi che ha questo beauty case? Come fa? Vi fidate a metterlo nella valigia che poi imbarcate? Non lo so, questa cosa mi blocca nell'acquistarlo perché per la maggior parte delle volte viaggio via aereo, quindi non lo so, poi sarei sempre in ansia a pensarlo lì nella valigia e poi sarei sempre in ansia nell'aspettare che mi arrivi, aprire la valigia e vedere se c'è ancora, non lo so, quindi questa cosa un po' mi blocca. Secondo voi come posso fare per risolvere questo problema? Lo prendo, non lo prendo? Se sì, come risolvo? Poi c'è la borsa Bottega Veneta che mi piace tantissimo, ragazzi, mi piace in questo verde meraviglioso, però ho già una Saint Laurent che è simile, mi piace in nero, la forma di quella borsa e la catena sono molto molto belle. L'unico problema, e questo ve l'avevo già accennato, l'unico problema è che è piccolina e io non vorrei che su di me non stesse proprio tanto bene perché sono molto alta e le borse piccoline così, non lo so, mi fanno sembrare ancora più gigantesca. Non ne sono certa, forse è un po' più una borsa da sera, ma se l'acquisto mi piacerebbe indossarla anche di giorno in realtà, quindi non sono sicura. Secondo voi dovrei fregarmene e mettermi borsette anche se piccoline? Il fatto è che non mi interessa di quello che pensano gli altri, no? Nel senso, ah, quella ragazza è così alta, ha una borsa così piccolina. No, non è questo il fatto, è che quando mi vedo allo specchio mi vedo meglio con le borse grandi piuttosto che con queste piccoline, quindi sono un po' in dubbio, cioè nel vederla mi piace molto, sulle altre ragazze la adoro e però non so se prenderla per me. Quindi consigliatemi e ditemi, secondo voi me ne devo fregare e prenderla comunque oppure forse meglio di no ed effettivamente prendere qualcosa che
penso mi stia meglio. Altra cosa sulla mia wishlist è il pigiama di Louis Vuitton, ragazzi. Io adoro questo pigiama. Non so se vale la pena spendere tanti soldi per un pigiama. Questa è la realtà, perché alla fine lo indossi... Beh, vabbè che stavo per dire lo indossi poco. In realtà in periodo di Covid, lockdown, eccetera, potrei indossarlo 24 su 24, diciamoci la verità. Quindi non ne sono tanto certa. Certo è che è molto molto bello. Non si vede tantissimo. Cioè l'ho visto un po' in giro, ma non è una di quelle cose che si sta vedendo ovunque. Ha un taglio molto elegante, deve essere molto morbido, molto confortevole, ma non sono certa perché ho già l'accappatoio di Versace che uso tantissimo a casa, quindi non so. E poi un'altra cosa che vorrei acquistare, ma non sono certa di voler riacquistare, anzi vi faccio anche vedere, ve l'avevo fatto vedere in un vlog. So, allora, queste sono le mie ciabatte Louis Vuitton, ok, che ho preso, le sto indossando da un mese e mezzo tipo, perché ho aspettato di arrivare in casa nuova per indossarle. Io sono qui da poco più di un mese, quindi questo è il tempo. E ragazzi, hanno il buco, cioè si sono praticamente completamente scucite la parte sotto della suola, tra virgolette, e la parte sopra in tessuto si sono staccate. E non sono troppo grandi per me, anche perché l'altro piede, per esempio, vi faccio vedere, l'altro piede è perfetto. Quindi, no! Mi sto rendendo conto in questo momento che sta iniziando lo stesso problema anche qui. E mi dispiace dirlo perché sono comodissime, sembra di camminare sulle nuvole, ma com'è possibile che dopo un mese un paio di pantofole Louis Vuitton, quindi pantofole di lusso che costano molto, hanno già il buco? Non lo so, mi hanno lasciata un po' perplessa, la qualità mi ha lasciato un po' perplessa, quindi stavo pensando in realtà di riprendere un altro modello, però secondo voi sono completamente fuori di testa perché poi alla fine mi si... strapperanno anche quelle, oppure ho avuto io sfiga nel trovare questo modello. Forse dovrei provare un numero più grande, però non le sento per niente piccole, quindi se prendo un numero più grande poi mi ballano nel piede, quindi non lo so, mi piacciono talmente tanto, però dopo un mese hanno già il buco. Forse è meglio che io lasci perdere, però sono così belle. Ok, quindi ragazzi, questo è quanto per il mio video di oggi. In realtà ci saranno sicuramente altre cose che io aggiungerò man mano che usciranno in questo 2021 nella mia wishlist, però intanto ho bisogno dei vostri consigli, e il bello è che poi quello che voi mi consiglierete vedrete nel prossimo video haul se le cosine le ho prese oppure no, e quindi aiutatemi, aiutatemi nella scelta, aiutatemi nel mio shopping. Quindi questo è quanto, mia family, per il video di oggi, che voi vedrete domani, che è venerdì, quindi per voi questo, cioè, quindi questo è l'ultimo video della settimana, però per me è giovedì, domani è venerdì, quindi questo è l'ultimo video della settimana. Io vi mando un bacio grandissimo, come al solito vi abbraccio forte 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 forte, vi auguro un buon weekend e vi aspetto lunedì sempre puntuale alle 17:30 qua su YouTube. Ciao.